Bene amici di HD Vlog, telefono importante, questo Sony Z3 e allora ripresa video classica estesa dopo aver visto quella dallo stand di Sony. Avete visto l'adattamento alle luci e soprattutto al fuoco perché abbiamo fatto un vicino lontano. Provo a fare uno zoom che arriva fino a 8x, questo più o meno è il 4x classico degli altri cellulari. Torniamo indietro tutto. Facciamo un classico pan veloce, l'avete visto. Questo il controluce, torniamo a luci normali e ci facciamo la solita classica passeggiata. C'è la stabilizzazione dell'immagine intelligente, Steady Shot. Sto camminando a piedi come faccio anche con altri cellulari, così da che possiate fare il confronto tra le varie stabilizzazioni. Ok, entro. L'androne qui è buio, adattamento alle luci, caselle della posta colorate. Adesso prenderemo l'ascensore e vedremo come gira il video in condizioni di estrema oscurità, scusate, perché l'ascensore, quando come in questo caso è alle porte chiuse, ha delle luci veramente molto molto fioche. Intanto vi dico che ha l'HDR anche nei video, che gira video in 4K, che ho girato video in 4K, lo vedrete, abbastanza stupido, ma era per provare se anche questo Z3 aveva il problema del Z2 che si surriscaldava facendo video in 4K. Non lo ha avuto, ho fatto video di 3 minuti, sì, è diventato un filo caldo, ma nulla a che vedere rispetto a Z2. Tante le opzioni per i video, ma adesso si aprirà la porta e vedremo l'adattamento alla luce perché saremo inondati di luce. Eccoci qui, l'adattamento alla luminosità, e adesso usciamo dall'ascensore e finisco questo video in Full HD con l'inquadratura delle torri di Cesarpelli.